anche per la TV, grazie. Spazio. Mike. Fotografi, grazie per favore. Funziona? Ok. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Non so se dire che per me oggi è un giorno triste o un giorno bello. Probabilmente lo sono tutti e due. Il calcio è stato una cosa importantissima della mia vita ed è una cosa triste lasciarlo cadere. Ma ho avuto la fortuna di trovare chi continuerà il mio lavoro, così penso che un padre ha la fortuna quando trova un figlio che continua quello che lui ha fatto. Io penso oggi di poter fare l'ultimo regalo della mia permanenza a Palermo, dando la società in mano alla società, a delle persone e delle società inglesi di livello, di possibilità economica. Voi mi avete tante volte accusato di dire che dovevo vendere e di non voler vendere. Non è vero. Avete interpretato male il mio pensiero dicendo delle cose non esatte. Io sono 5 anni che voglio vendere, sono forse di più di 5 anni che trovo delle persone che mi avvicinano con la scusa di prendere Palermo e che mi accorgo che alla fine erano venute vicine per truffare me e in contemporanea di truffare anche Palermo. E la società di Palermo non si merita questo. E io ho eluso uno a uno, con grande difficoltà, tutti questi attacchi, non mi riconoscete già. Quello che mi ha fatto male al cuore è che voi pensavate, o scrivevate, che erano invenzioni mie per difesa mia, non è vero affatto. Erano persone che si erano avvicinate, 3 arabi, dei quali 2 di grande livello, uno che importa tutta la manovra dall'India, l'altro un allevatore di cammelli numero 1 in Arabia Saudita, che erano stati circuiti da un truffatore arabo che voleva circuire anche me, ma non è riuscito, mi ha fregato 1 milione a loro, ma questa è storia. Poi altri nomi che si sono presentati e che io a un certo momento, volendo cedere Palermo in buone mani, ho assecondato, tranne accorgermi che non ne avevano i mezzi. Oggi non è più così. Palermo ha bisogno, è una città fantastica, è una tifoseria fantastica. Che voi ne diciate, i 7.000 di domenica scorsa non sono pochi. Vi ricordo gli 8.000 della prima partita in Coppa UEFA con lo Schalke 04 qui a Palermo, 8.000. Questa è la fotografia della vostra città. E dovete essere orgogliosi e consapevoli. E non è una colpa di Zamparini, è la vostra città. Punto. Ora, se io fossi rimasto a Palermo, avessi vissuto a Palermo, da imprenditore quali sono, mi ritengo un imprenditore capace, onesto, di grande volontà, probabilmente non saremmo neanche mai andati in Serie B, probabilmente. Ma ho dovuto dare la società in mano a delle persone che mi aiutavano. E guarda caso, le 2 persone giuste che ho trovato, delle quali una oggi è ancora con me, si chiamavano Foschi e Sabatini. Andate a vedere quando c'era Foschi, quando c'era Sabatini, e i risultati del Palermo. Perché io non c'ero a Palermo. E loro dovevano condurre la società. Il grande mio errore degli anni successivi non è stato sbagliare allenatori, e sbagliare dirigenti nel settore sportivo. E questa è una colpa mia, che mi prendo al 100%. Ho voluto farvi un breve excursus per dire che io lascio il Palermo molto stanco.
questo ultimo anno e mezzo hanno dipinto un Zamparini che non è quello che Zamparini è. Zamparini che ha fatto 55 anni della sua vita all'imprenditore, di grande livello, di grande onestà, di grande valenza sociale. Sono stato dipinto per quello che non sono, è il regalo che mi hanno fatto, per quello che io ho cercato di dare al Palermo. Lo ritengo una cosa non bella, però la ritengo parte di questo mondo in cui noi oggi viviamo, che è un mondo fatto di pochi valori, è fatto di computer, con la difficoltà del computer di avere un cuore. Se quando scrivevate di me o quando chi mi giudicava mi avesse chiesto chi sono e l'avessi spiegato, probabilmente non sarebbe successo niente, perché io sono una persona per bene, profondamente onesta. Sicuramente posso fare degli errori, ma degli errori fatti sicuramente con la massima buona fede per farne bene, come ne facciamo tutti. Io ho detto l'altro giorno all'ultimo mio figlio, che avendo 20 anni, qualche errore fa, l'ho invitato a dire: guarda che gli errori, che li facciamo tutti della vita, ti devono essere un grandissimo insegnamento per il tuo futuro, perché senza fare gli errori non apprendi la verità. Ho fatto tutto questo dicendovi poi alla fine che vi voglio bene davvero a tutti. Voi giornalisti di Palermo siete giornalisti di Palermo. Avete fatto il tutto in buona fede per fare quello che voi ritenevate il meglio per la vostra professione. Facendo un escurso di ognuno di voi, mi vedo un nodo in gola, perché veramente vi voglio bene a tutti. Anche quelli che mi criticavano non conoscendomi, non conoscendo il mio pensiero, essendo diverso il mondo da 10 anni fa, quando arrivavamo le telefonate al lunedì, e oggi invece non arrivano più. Oggi c'è il computer che vi dice chi è Zamparini. No, quello del computer non è Zamparini. Zamparini non ha mai fatto riciclaggio, non ha mai fatto autoriciclaggio, non ha mai fatto fatture false, non ha mai fatto un cavolo. Quello non è Zamparini, ma purtroppo quei Zamparini media italiani lo hanno dipinto in Europa in una maniera diversa. E forse voi lo sapete che tutte le banche, il sistema finanziario europeo prende i dati dai giornali, non dalle sentenze. E dai giornali dice: oh Zamparini, autoriciclaggio, riciclaggio, non aprite il conto corrente. A me in Europa non mi apre nessuna banca un conto corrente, ma le persone che mi conoscono, che sono tante, mi danno completamente la loro fiducia e sanno chi sono. E siccome di persone nel mondo ormai che con una stretta di mano sigillano una parola creduta, ce ne pochissime, io sono una di quelle poche. Sono orgoglioso di dare una mano a tutti i presidenti della Serie A che mi conoscono, a tutti gli imprenditori che mi conoscono, sapendo che la mia mano ha una valenza come 10.000 firme dal notaio. E quando vi dicevo che io sono in contatto con delle persone per comprare Palermo, non vi raccontavo delle bugie, ci sono grandi difficoltà. Immaginate il Palermo con un'istanza di fallimento, con Zamparini denunciato pubblicamente come fosse un delinquente. Come potessero avvicinarsi a questa società? Ebbene, sono orgoglioso di dire che io ho seminato nel mondo quello che sono. Io oggi ero a Sfera Cavallo, in una trattoria tipica palermitana, e mi hanno fermato 50 persone abbracciandomi, che mi volevano bene. E mi sono commosso, perché quello è quello che ho seminato nella vera Palermo. Sono contento di lasciare questa immagine della vera Palermo a loro. Loro che con entusiasmo incominciano un cammino, e io vi esorto a aiutarli, non a indagarli. Non dobbiamo essere uno Stato che indaga, dobbiamo essere uno Stato che verifica la verità delle cose. Loro sono persone che sono venute qui con un loro excursus passato, con una loro credibilità. Il mio advisor di Milano, Maurizio, diciamo me, Belli, è una società di grande livello finanziario di Milano che esiste da anni, e se vi dice una cosa, che c'è un po' di tempo perché le verifiche burocratiche
di qualsiasi società quotata sono un po' lunghe, poi sono in Italia sarebbero di anni, e a Londra per fortuna sono di giorni o di settimane. Ebbene, dovete crederci, io non vi ho mai detto bugia, né ve ne dirò mai. Sono orgoglioso di quello che sono, vi ringrazio tantissimo col cuore e spero che voi, col vostro cuore che c'è, mi accettiate per il futuro, anche se non sono più il presidente del Palermo, il proprietario del Palermo. La proprietà mi ha chiesto di dargli una mano per i prossimi anni, per la mia esperienza, io gliel'ho data in maniera gratuita, ma non a Palermo, alla società di Roma. Ho conosciuto Fla, che non conoscevo, è una persona molto capace, molto intelligente, ma inglese, al di fuori della cultura di Palermo, aiutatemi. Loro non conoscono i meandri della nostra cultura, da loro lo Stato è uno Stato di diritto che funziona e naturalmente voi dovete aiutarli perché vogliono venire a Palermo per fare bene, per continuare quello che avevo fatto prima che scoppiasse questa crisi nel nostro paese e nel mondo e che naturalmente non avevo più mezzi per portare avanti. Io ho perso a Palermo, ma ho regalato a Palermo, non li ritengo persi, 90 milioni del patrimonio della mia famiglia, ho ricavato 10 euro, ma ho ricavato 90 milioni, spero, di soddisfazioni per un Palermo che possa andare avanti come i primi anni della mia gestione, portandolo in Europa. E loro hanno i mezzi per farlo. Aiutatelo, vi prego, aiutatelo. Grazie.